Continua a crescere l'indice di mortalità a Civitavecchia, anche se in misure diverse tra una realtà e un'altra, nei comuni del comprensorio. L'Istat, l'Istituto Nazionale di Statistica, ha pubblicato nei giorni scorsi i dati riguardanti la mortalità nei primi 9 mesi dell'anno in corso. Per quanto riguarda la nostra città, si registra un ulteriore incremento dei decessi rispetto allo scorso anno. Il periodo gennaio-settembre del 2020 si era infatti chiuso con 401 persone decedute. Il numero è salito a 459 nei primi 9 mesi dell'anno in corso, con una crescita quindi del 14,5%. Basti pensare che nella rilevazione effettuata a giugno e relativa ai primi 6 mesi del 2021, l'incremento dei decessi rispetto all'anno precedente era stato del 4,7%. Difficile dire quali possano essere le ragioni di questa crescita considerevole della mortalità. Il Covid-19 svolge ovviamente un ruolo importante, basti considerare che dei 459 deceduti a Civitavecchia nei primi 9 mesi del 2021, ben 33 sono ascrivibili al coronavirus. Si trattava però di soggetti in gran parte in età avanzata, alcuni dei quali avrebbero potuto perdere la vita anche per cause naturali o diverse dal Covid. Peraltro, come evidenziano le tabelle pubblicate dall'Istat, per quanto riguarda la nostra città, l'incremento più evidente si è registrato nella stagione estiva. Nel trimestre giugno-agosto, infatti, i decessi sono stati 158 contro i 104 del 2020, con una crescita complessiva del 52%. Adesso si tratterà di vedere le cause di morte. Purtroppo in questo specifico settore i dati pubblicati dall'Istat non sono aggiornati e sono indietro di qualche anno, visto che risentono della lunga elaborazione che deve essere condotta da ogni singola azienda sanitaria in tutto il territorio italiano. Come già anticipato in altri articoli sullo stesso argomento, quando i dati sulle cause di morte saranno disponibili, sarà anche possibile verificare se c'è stato o meno un cambiamento per quanto riguarda i decessi dovuti ai tumori, dei quali si è parlato e discusso non poco nel corso degli anni. Per quanto riguarda il resto del comprensorio, la situazione è pressoché analoga a Civitavecchia. Anche Allumiere, Cerveteri e Santa Marinella fanno registrare un incremento della mortalità, anche se con percentuali di crescita inferiori. Unica realtà in controtendenza è Tolfa, dove il numero dei decessi del 2021 rimane in linea con quello del 2020.